Sedetevi qui attorno e vedete che sensazioni provate davanti al braciere. Questo è il braciere di una volta. Sì, questo è il braciere di una volta, che tutti, in tutte le case c'erano, in tutte le case. Questo è il riscaldamento di una volta. Tutti attorno al braciere e si riscaldavano. Ma abbiamo messo un agrume? Ho messo un pezzettino di arancia, si può mettere mezzo limone, si può mettere un pezzettino di mela. Sempre si mette qui sopra, perché un pochino raccoglie anche l'anidride che ha il carbone e profuma. Ma lo si utilizzava non solo per riscaldarsi, ma aveva tanti altri utilizzi in casa il braciere. Si poteva mettere due uova e si facevano le uova nella brace, qualcuno si metteva delle olive nere, una fetta di pane e si faceva il pane abbrustolito. Ma soprattutto era utile per il calore, perché non c'era altro come riscaldarsi, c'era il braciere. Ma è vero che si asciugavano anche i panni con il Sì, braciere? sì, sì. Si metteva un cerchio a forma di cupola, si poteva fare o delle bacchettine di legno oppure con le canne. Chi lo sapeva fare, faceva una bella cupola così e lì sopra si mettevano i panni e si asciugavano. E poi si stava tutti attorno al braciere per tutta la Sì. serata. Certo, si mettevano tutte le sedie attorno, chi aveva la sediolina bassa, chi ne aveva una più alta, o un banchetto. Una volta c'erano anche i banchetti di legno fatti. L'importante è che si trovava un pezzettino dove sedersi e riscaldarsi. E si facevano tanti cottigli. I cottigli si discuteva, certo, lo sai, oggi è successo questo. Oppure si discuteva di quello che durante la giornata il lavoro che si faceva. Il lavoro che si doveva programmare per la giornata del domani. Tutte queste cose, si raccontavano le esperienze, i lavori, la vita vissuta dei più grandi. Questo era una volta il passatempo e le discussioni che c'erano, perché non è che c'era la televisione, che ora siamo tutti appiccicati alla televisione e nemmeno si può parlare, perché se loro non si sente, non parlare che devo ascoltare la televisione, non parlare che devo guardare questo film. Allora, Quindi si tutti. socializzava molto di Ma più una volta. certo, era un'altra cosa. I vecchietti magari domandavano ai figli più grandi che cosa avete fatto oggi in campagna, perché loro non potevano andare più, abbiamo fatto questo, gli davano consigli, perché erano più grandi e avevano più esperienza. Ma quindi riscalda molto anche questo braciere? Sì, in cucina così, un ambiente così riscalda. Ma per chiudere questo video, vediamo che ha sulle gambe qualcosa di particolare. Che cos'è? Lo apriamo? Non è un regalo. No, questo Ecco. non è, questo è un mattoncino. Questo è un mattoncino che se lo facevano, lo riscaldavano, poi lo sistemavano in un pezzo di carta e lo legavano in un pezzettino di stoffa e se lo mettevano nel letto per riscaldare il letto. Si metteva qua e lui aveva tutto il tempo per riscaldarsi. Una volta che era tutto bello riscaldato, di una parte anche dell'altra si girava, era tutto riscaldato, lo mettevano sistemato in questo foglio di carta e un pezzettino di stoffa e poi se lo mettevano a letto e riscaldava il letto, Quindi un po' come la borsa dell'acqua un calda. po' come la borsa dell'acqua calda. Sì, perché quando dico io i tempi che mi ricordo io, non è che c'era la borsa dell'acqua calda. Quindi si utilizzava, pensate un po', il mattone. Non Un so mattoncino, chi di sì. voi ricorda appunto questo metodo. Intanto fateci sapere anche da dove ci state seguendo e condividete il video perché bisogna tramandare anche ai giovani questi ricordi perché proprio. Se li vogliono Ecco, perché vedere. proprio ricordando il passato possiamo apprezzare il Il presente e presente, vivere sì. meglio il E futuro. pensare, devono pensare, non perché ora si sta bene, devono pensare prima di tutto che si può tornare anche indietro, che i tempi cambiano, perché una volta dicevano gli antichi che il mare 7 ore sale e 7 ore scende. Non è sempre uguale. E così sono i tempi, possono cambiare sia in meglio sia in peggio, perciò ci dobbiamo adattare sempre ai tempi E comunque che bisogna essere attraversiamo. sempre felici di E ciò che poi abbiamo. ora devono pensare che se stanno bene ora loro, ma prima di loro ci sono stati quelli che hanno fatto tanti sacrifici e li devono apprezzare.
Grazie a nonna Carmela, che oggi si gode ormai il bracere, Sì, l'ho ormai acceso per tutti voi e basta. finalmente mi vado questo piacere, perché sono ritornato indietro più di 30 anni. Più di 30 anni. Grazie donna, grazie, grazie. Condividete il video e fateci sapere da dove ci state seguendo. Ciao ciao! Ciao a tutti.